We will continue to use oil for energy. Secondo me continueremo ad usare il petrolio come fonte di energia ancora per molti anni, ma mi auguro che l'energia solare possa avere un ruolo sempre più importante nell'approvvigionamento energetico del pianeta. Il petrolio non è solo una fonte di energia, è anche una preziosissima materia prima con la quale ottenere un numero immenso di prodotti utili, come le materie plastiche e i farmaci. Quindi sono certo che con lo sviluppo delle plastiche fotovoltaiche il petrolio avrà un ruolo nuovo e sempre più importante. È difficile fare un pronostico. Posso dire però che in pochi anni siamo riusciti ad aumentare l'efficienza da un livello quasi pari a zero a un livello pressoché uguale a quello delle celle a silicio in commercio. Per cui credo che nei prossimi anni riusciremo a raggiungere risultati competitivi. Questa scoperta è stata davvero fantastica perché inaspettata. La comunità scientifica credeva di aver scoperto tutte le forme di carbonio esistenti e tutto a un tratto ecco una nuova struttura dalla forma bellissima, simile a un pallone da calcio. Io e i miei colleghi abbiamo utilizzato queste proprietà nelle celle solari, cosa che potrebbe rivelarsi una delle applicazioni più importanti del fullerene. Credo che la risposta sia decisamente sì. Le tecnologie crescono lentamente e poi prendono il volo, ed io credo che con il fotovoltaico siamo proprio a questo punto. Cioè, sta diventando qualcosa di realmente importante. Tuttavia, una delle barriere è rappresentata dai costi elevati, per cui, se riusciremo ad abbattere i costi con l'utilizzo delle celle solari polimeriche, il fotovoltaico conoscerà un grande sviluppo.